Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Gentili amiche ed amici sportivi, ben ritrovati con lo spettacolo della Serie A Team. Sesta giornata, il posticipo domenicale tra Inter e Fiorentina. Prima di oggi pomeriggio erano la prima e la seconda in classifica. Si è messo in mezzo il Torino a dare ancora più pepe a una sfida che può sancire o la fuga dell'Inter, una fuga notevole in caso di vittoria, oppure rimescolare le carte e dare alla Fiorentina delle prospettive probabilmente nemmeno immaginate a inizio stagione. Partiti, è iniziato il primo tempo. Medel indietro per Handanovic, si scontrano Handanovic e Kalinic. Attenzione perché c'è calcio di rigore probabilmente per la Fiorentina. Raffica di fischi per Josip Iličić contro il compagno di nazionale Samir Handanovic. La rincorsa di Iličić con il sinistro e la palla in rete. Va in vantaggio la Fiorentina. Va in vantaggio la Fiorentina al quarto minuto con il calcio di rigore trasformato da Josip Iličić. Ma in realtà adesso la Fiorentina può distendersi in contropiede. C'è infatti Iličić affiancato anche in questo caso da Błaszczykowski. Stavolta prova ad agire verso il centro Iličić, il sinistro e la parata di Handanovic, il pallone termina in rete, il pallone termina in rete, clamoroso 18° minuto, il raddoppio della Fiorentina. Clamorosa San Siro con la doppietta di Iličić. Vissino ancora per Borja Valero, preso poi in velocità Perisic da Alonso. Kalinic, 3-0, 3-0 per la Fiorentina a metà primo tempo. Pazzesco quello che sta succedendo a San Siro. Il terzo gol in campionato di Kalinic, il terzo gol della Fiorentina a San Siro. Kalinic affrontato da Miranda, attenzione perché c'è calcio di punizione per la Fiorentina, ma c'è cartellino rosso per Miranda. Il secondo tempo di Inter a Fiorentina, il punteggio lo vedete. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Sulla sinistra attende l'arrivo di Icardi, che però è molto defilato, tarda ad arrivare. C'è poi il calcio di punizione per l'Inter, l'intervento falloso ai danni di Rodrigo Palacio. Quando siamo esattamente all'ora di gioco. Vatelles mette in mezzo, il colpo di testa di Icardi e il gol. Il gol di Icardi accorcia le distanze l'Inter. Accorcia le distanze l'Inter al 60° con il gol di Mauro Icardi. Di fare il terzino per Gilberto, attenzione a Iličić, e solo Iličić, il passaggio, il gol del 4-1, il gol del 4-1 e tripletta di Kalinic, tripletta per Kalinic al 76°. Gilberto, la discesa di Gilberto, Kalinic, Kalinic, la respinta di Handanovic, evita il 5-1. A posto così. Finisce con la vittoria 4-1 della Fiorentina in casa dell'Inter.